All'Agriturismo Genti in Rosso a Fenile di Fano torna la giornata del biologico, l'iniziativa organizzata dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro Urbino e dalla Camera di Commercio delle Marche sarà dedicata al consumo del cibo bio e vedrà la partecipazione dei rappresentanti dei due enti organizzatori. Presidente, sono ormai 10 anni che organizzate questa giornata, questo momento di confronto per fare il punto della situazione. Quali sono i dati più rilevanti? Prego. Come dice lei, ormai sono 10 anni che organizziamo questo convegno, questo incontro per confrontarci un po' sulla situazione del biologico, non solo a livello provinciale ma a livello anche nazionale e di comunità economica europea. Ci sembrava d'obbligo come CIA organizzarlo su questo territorio dove tutto ha avuto inizio, dove persone, agricoltori, li possiamo definire pazzi, hanno creduto in una cosa che oggi mi piace considerarlo un virus, ma un virus di quelli buoni che sta contagiando tutto il mondo. L'Italia è capofila anche a livello di superficie con un più 20%. Il dato su tutti gli stati membri è positivo, a parte 3-4 stati membri che fanno registrare un dato con il segno negativo. Le Marche a livello italiano sono la regione che sta crescendo di più. Su una media nazionale di superficie coltivata biologico che è intorno al 14,5%, le Marche toccano quasi il 20-21%, quindi è una cosa importante. Questo lo dobbiamo anche grazie alla regione, alla presidenza, che stanno investendo tanto sul biologico, stanno indirizzando parecchie risorse sul biologico. Stanno cercando, anche se poi si scontrano con un osso duro che è quello di AGEA, di cercare di sensibilizzare tutto il territorio e portare la regione a dei numeri importanti per quello che è il settore del biologico, cosa che sta crescendo tanto. Possiamo dire che tutti i settori stanno crescendo a due cifre e quello che è meraviglia è il settore orticolo che addirittura sta crescendo a 3 cifre, siamo vicino al 257% più, quindi molto positiva la cosa. Ci sembrava un obbligo organizzare e continuare a fare questo convegno. Come diceva Gianfranco, sono 10 anni che organizziamo questo convegno. Si trovava a macinare il grano a pietra nell'unico mulino che c'era rimasto a Isola del Piano. Presidente, una giornata importante questa, in particolar modo anche per lei, visto che da sindaco di Isola del Piano si è sempre battuto per il biologico ed ora come presidente della provincia. Io credo che sia non solo una festa del biologico questa di oggi, ma un momento di grande riflessione. Oggi noi vediamo che il biologico sta entrando nella grande distribuzione e vedo molti operatori che sono preoccupati, invece io ne sono felice, perché quando abbiamo iniziato a lavorare col biologico non pensavamo che dovesse restare un prodotto per pochissime persone. Ecco, è naturale che poi bisogna andare a fare delle disquisizioni e le differenze, ricordando poi che la Regione Marche è stata una delle prime regioni, mi sembra negli anni 90, a legiferare su il biologico, cioè riconoscere il biologico come prodotto anche regionale. Oggi noi vediamo un uso indiscriminato ancora di concimi chimici e guarda caso chi viene attaccata è l'agricoltura biologica. Allora io, quando un prodotto è certificato, è biologico a tutti gli effetti. Se poi ci sono dei dubbi, vengono fatte delle denunce e devono giustamente essere colpiti i truffatori, perché gli ecofurbi ci saranno sempre, ma come se nel convenzionale queste cose non ci fossero, non esistessero. Io ho dei dati impressionanti sull'inquinamento delle acque nel nostro territorio con fitofarmaci e con altri prodotti chimici, ecco, e sono preoccupanti. Io
vedo che c'è l'attacco sul biologico, ma nessuno dice niente del glifosato che viene ancora sparso lungo le strade. Viene sparso vicino ai campi dove giocano i bambini, viene sparso un po' da tutte le parti. È naturale che un mondo come il nostro è un mondo che dà fastidio alla Bayer, alla Monsanto, e verremo sempre attaccati. Io mi auguro che di continuare ad essere attaccati fino ad arrivare poi alla fine dove non ci sarà più questo problema, perché non verrà più utilizzato, mi auguro, niente di chimico nei prodotti che noi andiamo a mangiare. E mi ricordo che nel 2000 ritenni, avendo vissuto una vita nel settore del biologico con Gino, ritenni uno suo slogan un po' azzardato. Lo slogan era "oltre il biologico". Oggi ne capisco l'importanza di quello che aveva detto. Cioè, noi dobbiamo guardare oltre il biologico. Mentre il biologico una volta certificava un metodo di coltivazione, oggi il biologico certifica un metodo di pensare, certifica un pensiero. Cioè, dobbiamo essere noi biologici per poi far diventare tutto biologico. Ecco, ma ci sono abbastanza controlli? Ma i controlli ci sono. Io ho visto una trasmissione su Sky che mi ha impressionato per le gran bugie che dicono. È vero che ci sono gli erti certificatori che ti avvisano quando vengono a fare i controlli nei campi, no? Però è anche vero che tu devi dire qual è il controllo che vanno a fare nei campi. Tu devi dire anche che ci sono aziende, come succede in una cooperativa dove io sono strettamente collegato, che tu hai dei prodotti che vengono venduti all'estero e i giapponesi non ti avvisano quanto arrivano. Gli Stati Uniti non ti avvisano quanto arriva, la Germania non ti avvisa quanto arriva. È naturale che i produttori, i certificatori italiani ti avvisano tre volte. No, tre volte ti avvisano, due volte vengono a sorpresa, ma quanto ti avvisano? Non è che vengono ad analizzare il grano, cioè il grano non me ne frega niente, loro vanno ad analizzare il terreno, fanno dei prelievi sul terreno, perché comunque il diserbante, queste cose si fissano nel terreno, non è che va, poi rientra anche nel grano, ma io posso, esistono, cioè poi c'è il discorso di tutti i grani, questo qua è un discorso, abbiamo visto anche lo scandalo che era uscito, di grani che arrivano dai paesi dell'est estremo in cui può esserci, non biologico, ma può esserci la presenza di residui zero. Ok, dopo basta sapere da dove uno compra il grano, per esempio, però per fare questo, per avere il grano italiano, bisogna fare in modo che il prezzo del grano aumenti e non cali sempre, perché oggi a 16 euro a quintale come viene venduto, un agricoltore ci rimette i soldi, se non ci fosse il contributo ci rimette i soldi, però so che ci sono delle cooperative che fanno un discorso di equo, solidale nei confronti dei contadini italiani, nei confronti dei produttori, se noi vogliamo continuare a mantenere questo tipo di agricoltura, e che pagano il grano anche a 40 euro al quintale, cioè esiste una certa differenza e uno può fare una programmazione per il futuro, se vogliamo continuare a mantenere questo tipo di agricoltura, sapendo che non riusciremo mai a vincere la concorrenza di grandi estensioni come possono essere quelle del Canada, quelle degli Stati Uniti, quelli dell'Australia, dell'Argentina, no, questo non riusciremo mai. Per cui io sono dell'idea che noi dovremmo continuare a puntare su un'agricoltura di qualità e di eccellenza che ci distingue nel mondo. Se andiamo a scimmiottare gli altri siamo perdenti. Quindi diciamo così, è un mondo veramente che sta crescendo tantissimo, il biologico sta crescendo sia a livello di consumi, quindi il mercato sta chiedendo sempre più. Urbinati, qual è la situazione nel settore del biologico? La situazione nel mondo del biologico è in grande fermento, in grande aumento, sia in termini di numero di produttori che in termini di superficie agricola utilizzata. Ormai abbiamo raggiunto a livello regionale una quota del 20% di SAU e sono aumentati notevolmente anche il numero di agricoltori che fanno agricoltura biologica nella nostra regione. Questo anche grazie sia al mercato che sta chiedendo sempre più produzioni bio e anche al programma di sviluppo rurale della Regione Marche che ha finanziato tre bandi nella campagna 2016, nella campagna 2017 e nella campagna 2018.
Questi contributi che vanno agli agricoltori che si impegnano a queste tecniche rispettose per l'ambiente hanno fatto sì che ci fossero un numero importante di adesioni all'agricoltura biologica. Per quanto riguarda i contributi dell'agricoltura biologica, stiamo risolvendo le problematiche che sono emerse nelle campagne 2016-2017 e ci accingiamo in questi giorni a pagare già gli anticipi della campagna 2018. Ecco, contributi che comunque sono fondamentali per questi agricoltori che hanno delle spese elevate. Sì, sono contributi importanti per questi agricoltori che hanno dei maggiori costi soprattutto, e quindi questi contributi integrano queste perdite di reddito e sono fondamentali per poter fare bilancio chiaramente alle aziende agricole rispettose dell'ambiente. Non sempre c'è una visione puntuale delle diversità dei... Sindaco, anche nel nostro territorio ci sono tante eccellenze di cui andarne fieri. Sì, tutto il settore del biologico è in forte crescita, ma devo dire che nel nostro territorio ci sono delle filiere di eccellenza importanti dove delle intelligenze, delle competenze hanno avuto una visione lungimirante partendo con largo anticipo e creando delle esperienze molto importanti che hanno aperto una strada, tant'è che tutta la vallata del Metauro, Fano compresa, ha una forte presenza, ma è una presenza di qualità fra l'altro, e questo devo dire ha creato un sistema, ha creato una rete, ha creato tutta una serie di coinvolgimenti e ha portato anche delle ricadute importanti sia in termini economici ma anche in termini di percorsi formativi, in termini di commerciali, quindi è una presenza direi significativa. E per quanto riguarda la formazione? Ecco, queste esperienze hanno portato anche delle collaborazioni con l'università che è presente nella città di Fano, con le aziende leader del territorio, creando dei percorsi di alta formazione che vedono molti giovani, anche imprenditori, coinvolti. Quindi questa è un'occasione importante. Va detto che fra l'altro proprio nelle Marche c'è una presenza forte del biologico, se pensate che il 20% della superficie coltivata è dedicata alle colture biologiche. Quindi c'è un potenziale ancora di crescita importante, ma vorrei dire anche da sindaco che diventa interessante anche in termini di promozione di un territorio, in termini anche turistici, perché sappiamo benissimo che c'è un turismo di qualità che guarda con attenzione a quello che è il tema della sostenibilità dei territori, e vendere un territorio con queste caratteristiche anche in termini di prodotti agricoli, dove c'è sempre una maggiore attenzione anche nella enogastronomia, quindi significa attrarre anche quel target che a noi interessa molto, che è quel turismo di qualità, per un territorio di qualità come il nostro. Il biologico da qualsiasi parte mi costa nettamente di meno, lo vendo in Italia al prezzo del vino italiano. Presidente, come funziona in sostanza il mercato e anche in che modo entrano in gioco gli interessi dei commercianti? Il mercato ha un suo funzionamento naturale, direi vecchio. Se noi crediamo che il biologico sia qualcosa di moderno, crediamo anche in un mercato più moderno, in un mercato differente. Si parla molto di economia circolare, parliamo di filiere ad esempio. Noi proporremmo una filiera anche economica riconoscibile, laddove la persona che compra sa quanta parte del prezzo di quello che paga va a chi produce, come produce e a chi produce. Questo è un aspetto. Il mercato, una certa parte del mercato commerciale, non dico che sia ostile al biologico, anzi capisce che il biologico sta crescendo molto, che c'è molta domanda, e però usa meccanismi, quelli che io dico vecchi, per cui cerca il prezzo a minor costo possibile, prodotto non si sa dove, lo immette sul mercato italiano, lo mescola magari con delle produzioni italiane e lo vende a un prezzo più alto, ma ingiustificatamente più alto, laddove, come noi sappiamo, la qualità produttiva del biologico italiano è riconosciuta come una delle migliori, non sarà la migliore in assoluto, ma facilmente sì. Non fosse che per la fortuna del territorio che ci ritroviamo, con la maggiore varietà di clima e di terra
praticamente d'Europa, sicuramente, forse anche al mondo, se pensiamo a come è concentrato alle nostre latitudini. E lei ha una richiesta, un desiderio che riguarda ovviamente il biologico, biologico inteso come organico. Sì, è una, così, è un'idea che si butta, ognuno di noi ha dei sogni, nel biologico soprattutto, voglio dire, di miglioramento, laddove si usa un termine come biologico che viene molto usato, mi piacerebbe in questo caso quasi uniformarmi al termine inglese che è organic per definire biologico, e che le marche che hanno delle specificità loro, delle potenzialità già espresse in parte, potrebbero essere le marche stesse a lanciare l'organico marchigiano, per dire, qualcosa di più ancora che non il biologico, organico alla terra, organico alla società, organico alle persone sostanzialmente. Direttore, biologico è diventato un modo importante per qualificare il prodotto, ma ha detto anche che si dovrebbero acculturare gli agricoltori, forse uno dei vostri obiettivi. Sì, l'agricoltore si dovrebbe di più acculturare, nel senso che dovrebbe vedere il biologico come un metodo di produzione che può produrre di fatto del reddito per la propria impresa. Ma questa iniziativa, che noi la facciamo oramai da 10 anni, serve soprattutto per dare al consumatore notizie importanti sul ruolo che gioca il biologico nella nostra salute, nello stesso tempo per far capire all'agricoltore che consumare bio significa in generale ammalarsi di meno, ma consumare bio qualificato, perché qui oramai, visto che la grande distribuzione in qualche modo ha avuto, visti i consumatori, il consumo che aumenta, preparti di riservati al biologico, l'etichettatura diventa un elemento fondamentale, perché noi troviamo in alcune catene di distribuzione i prodotti biologici nei scaffali a un bassissimo prezzo, non sono prodotti biologici italiani o marchigiani, perché di fatto quel tipo di prezzo non può garantire alla filiera biologica nessun tipo di risultato. Sono prodotti che io non dico che non siano biologici, ma sicuramente le normative previste nei vari stati, diciamo, del globo non sono le stesse che ci sono in Italia o in Europa, normative restrittive molto, quindi con costi di produzione alti, e noi dobbiamo sempre di più far sì che il consumatore sia cosciente che quanto acquista deve guardare l'etichetta e deve capire che c'è la filiera marchigiana o la filiera italiana. Sul bio noi ci lavoriamo, continueremo a lavorarci, noi stiamo cercando di recuperare i vari bilanci delle Camere di Commercio. Sabatini ha detto che la Camera di Commercio delle Marche cercherà di agevolare il mondo imprenditoriale investendo sulle aziende. Sì, oggi più che mai questa Camera di Commercio si deve contraddistinguere per un'azione forte verso il mondo imprenditoriale, di qualsiasi genere o di qualsiasi comparto produttivo. Oggi siamo qui con la CIA per quanto riguarda il bio, lavoreremo anche sul bio, abbiamo dei dati importanti degli scorsi anni dove tanti giovani stanno entrando in questo settore, stanno aprendo delle attività grazie anche al contributo del bando del PSR, dell'assessore, dal vicepresidente della Regione Marche, assessore all'agricoltura Anna Casini, che ben sta tutelando le attività dei nostri giovani. Noi come Camera di Commercio dovremmo essere invece dei facilitatori per questo mondo, per far sì che con l'associazione dei consumatori che siedono nel nostro consiglio con il dottor Baragona possiamo trovare delle sinergie e far sì che i prodotti bio del territorio marchigiano vengano consumate dalle nostre famiglie su tutto il territorio marchigiano. Secondo noi, tutti quanti i nostri prodotti vengono rimessi sulle tavole delle famiglie marchigiane, sicuramente i giovani continueranno a investire su questo settore, ma anche le aziende più strutturate dell'agricoltura che sono su questo settore possono avere quei numeri che danno la possibilità di aumentare magari la forza lavoro nel mondo dell'agricoltura. È importante anche pensare oggi più che mai alla forza lavoro. Perciò tutela del consumatore, tutela di quello che mangiamo, tutela per le associazioni di categoria, per i loro iscritti sul bio, ma dobbiamo anche pensare che la coesione sociale passa anche tra questa unione di tutti quanti gli interessi, e la Camera di Commercio deve tutelare questo mondo. L'occupazione, cioè
proprio i coltivatori diretti sono sempre meno. Ciarimboli, oltre ovviamente a rappresentare Anabio, lei ha detto che è entrato alla CIA innanzitutto per poter dire la sua versione, ciò che pensa, ed ora è dimissionario? Sì, sono dimissionario perché un'azienda agricola è un impegno grosso e adesso sono solo, da un anno sono solo, perciò devo per forza occuparmi dell'azienda, è una questione proprio familiare. E i coltivatori diretti, ha detto, sono sempre meno in generale? I coltivatori diretti sono sempre meno, nonché si dica comunque che l'impiego in agricoltura, che ci sia questo interesse, no, il numero dei coltivatori diretti è sempre minore e se pensiamo a quale disagio crea tutto questo alle zone, soprattutto le zone collinari e montane, è un grosso problema. Lei è agricoltore bio dall'86, per cui oltre 30 anni, quali sono secondo lei i problemi ancora in questo settore? Cosa c'è da risolvere? Beh, adesso negli ultimi anni abbiamo avuto questa crescita incredibile, ma c'è moltissimo da fare, abbiamo dei problemi a livello nazionale, io adesso un po' che non seguo, però per esempio di controllo sui fitofarmaci, sui prodotti che si usano, ma anche appunto ne è stato parlato qui molto sulle importazioni, cioè noi in Italia consumiamo più prodotto di quello biologico, di quello che produciamo. Cioè c'è forte richiesta ma non abbiamo abbastanza prodotto, su questo c'è da lavorare tanto, dobbiamo fare informazione, dobbiamo veramente informare. Sulla invece burocrazia, anche lì ancora c'è da lavorare? Assolutamente, dopo il reddito è il problema principale dell'agricoltore, non ci si rende conto, purtroppo qui però si allarga molto il discorso, noi abbiamo bisogno di un altro modello di agricoltura. Noi abbiamo bisogno di un'agricoltura residente, di un'agricoltura diversificata, di un'agricoltura che fa presidio del territorio. Per fare questo l'agricoltore deve avere delle agevolazioni e un reddito comunque, chiaro. Ma il discorso, come dico, è molto vasto. Interni produttivi, ettari, sia in termini di numero di produttori, ma soprattutto in termini di fatturato del mercato. Dottore, mi ha detto innanzitutto che servono due prospettive, le filiere con prodotti e servizi finiti e anche un distretto di comunità. Di che cosa si tratta esattamente? Praticamente il nuovo disegno di legge, che speriamo che sia approvato quanto prima, promuove tutto il settore dell'agricoltura biologica, dice che l'agricoltura biologica è un settore di interesse nazionale, quindi questo è un riconoscimento molto importante e a livello di organizzazione si prospettano sia politiche di sostegno alla costruzione di filiere che hanno l'obiettivo di andare sul mercato con un prodotto finito, quindi assecondano più un'esigenza economica fondamentale per dare il futuro all'agricoltura, ma contemporaneamente prospettano anche la creazione di distretti agroalimentari di qualità dove le imprese con le istituzioni fanno sistema per valorizzare l'agricoltura biologica cercando di creare quelle sinergie tra la politica agricola ma anche le altre politiche che incidono sul territorio, pensiamo alle politiche culturali, turistiche e sociali, quindi si riconosce che l'agricoltura biologica può svolgere un ruolo fondamentale, importante, di volano per lo sviluppo rurale dei nostri territori. Ma parlando anche di certificazione, ha detto che la capacità dell'imprenditore è necessaria per fare prodotti di qualità. Certo, diciamo che gli schemi di qualità e quindi anche la certificazione biologica appunto certifica un sistema produttivo, ma quello che fa la differenza è sempre l'imprenditore che deve essere capace di organizzare la sua produzione, di andare sul mercato con un prodotto che abbia degli standard qualitativi elevati. E serve in sostanza un salto di qualità. Certo, diciamo che il settore sta crescendo, ma per dare un futuro alla nostra agricoltura biologica serve un salto di qualità. In altre parole potremmo dire che occorre investire sia sui servizi alla produzione che anche sulla gestione delle aziende agricole e quindi, come dire, impegnarsi tutti per un'agricoltura più professionale.